12 versetto 24. Nessun uomo è un'isola, nessuno si salva da solo, e neppure politica nella vita sociale si può rimanere soli. Sembra una banalità questa, eppure oggi spesso invece accade il contrario, l'esempio di uomini soli al comando o di istituzioni che vivono isolate. Oggi iniziamo l'avventura di questa scuola di formazione politica, facendoci un grande dono, lo dico proprio avendo vissuto questo cammino in questi mesi, la bellezza di un cammino fatto di persone, di idee, di discussioni, di intuizioni, di strette di mano, che hanno portato fino a qui. Un'avventura che ha coinvolto diversi soggetti, e questi soggetti mi piace sottolineare sono istituzioni e storiche fondazioni. Italia Decide, la Fondazione per la Sussidiarietà, Mi Impegno, la Società Umanitaria, Generazione, la Fondazione Vittorino Colombo, il Laboratorio Politico dell'Innovazione e l'Istituto di Antropologia per la Cultura della Famiglia e della Persona. Quindi realtà diverse che sono messe insieme. Questo è stato ed è il metodo. Possiamo dire che tutti insieme abbiamo fatto un lavoro innovativo e riteniamo utile al servizio delle nostre comunità. È un'avventura che è partita dall'impulso di una persona che non possiamo non ringraziare, che è il Presidente Luciano Violante. Che ha saputo cogliere e interpretare un bisogno largamente sentito fra i cittadini e ha lanciato l'idea della scuola di politica nazionale, perché è nazionale, conoscere per decidere. Sono tante le persone che sono state sollecitate, in diverse città si sono mobilitate, molte hanno portato avanti un progetto coerente, tipo quello che noi abbiamo portato avanti noi, per il bene del nostro paese e per i cittadini. La lungimiranza di un uomo la si vede dalla generosità con la quale condivide le proprie idee e si mette a disposizione, e ancor più perché in questo periodo, da settembre a oggi, che è la prima riunione l'abbiamo fatta all'inizio di settembre, ci ha seguiti con discrezione eppure con grande attenzione. Questa iniziativa, sebbene sia nuova, perché parte oggi praticamente, ha radici profonde di tanti anni di lavoro che affondano nella responsabilità e nell'impegno dei promotori, e per questo vuole diventare una scuola stabile, punto di riferimento per i giovani. Non è un progetto che nasce oggi e finisce fra 4 mesi, ma vuole durare nel tempo. Non solo, ma questa ha l'ambizione di diventare un laboratorio politico inclusivo, con più voci e più pensieri che si confrontano alla ricerca di una sintesi. Ciò che spesso manca è una visione d'insieme su come affrontare la complessa realtà, una visione prospettica su dove si vuole andare e su che idea di comunità abbiamo. Per questo la scuola vuole essere un luogo dove si pratica il ragionamento e si impara a pensare, ci si confronta e si esercita nella dialettica democratica, non fine a se stesse, ma per la comprensione dei problemi e la ricerca di soluzioni. E non è un caso che questa scuola inizia e finisce con 2 momenti pubblici, cioè quello di oggi e quello che sarà poi il 10 di maggio, perché è uno spazio aperto alla città. L'idea di questa scuola è che sia un luogo aperto, aggregante. Nell'epoca dei social, del virtuale, vogliamo invece incontrare, partecipare e confrontarci. E come dice il motto, crescere per decidere, conoscere per decidere, insieme per costruire. Questo appuntamento è la rivelazione pubblica della volontà della società civile di riappropriarsi dell'elaborazione e della promozione del pensiero politico. Per oggi non siamo qui solo fra virgolette, naturalmente a spiegare, a raccontare di questa scuola, ma a fare un vero dibattito su un tema affascinante, anche se sembra desueto, che è quello della politica e più specificatamente di popolo e democrazia. Se la gente, tutti abbiamo visto, che è poco propensa a votare o a iscriversi a partiti, non significa che si sia disinteresse della politica, e credo che la fortissima presenza di questa sera ne sia una testimonianza. Per questo vogliamo appunto oggi incontrare, ascoltare dei relatori che ci introducono a questi temi e già ci raccontano di cos'è quell'irrefrenabile passione al popolo e alla democrazia, che è sempre frutto di vite spese e messe in gioco. Aggiungo un'ultima cosa prima di iniziare.
Siamo in questo luogo, l'Umanitaria, questo luogo bellissimo, nel Salone degli Affreschi, ma non a caso, ma per celebrare e riconoscere questa grande, importante struttura milanese. E perché nella sua gloriosa storia c'è stato un passaggio bellissimo, circa 65 anni fa, il 26 gennaio, quindi pochi giorni fa, che vogliamo rivivere ascoltandolo, perché riteniamo sia un modo bello ed efficace per introdurci alla buona politica, alla passione per la democrazia, al valore della nostra Carta Costituzionale, quella dei padri fondatori, appunto come Pietro Calamandrei, avvocato e capogruppo dell'Assemblea Costituente. Però prima di ascoltarlo, devo ringraziare anche, a nome di tutti gli organizzatori, la società umanitaria, che oltre ad essersi coinvolta convintamente con noi in questo progetto, ci ospiterà per tutto il percorso della scuola. Quindi grazie. Grazie a tutti e adesso la parola al Presidente dell'Umanitaria Alberto Riannuzzelli per il saluto introduttivo. Buonasera a tutti, benvenuti, il mio primo compito è quello di darvi il benvenuto come padrone di casa, dare il benvenuto ai miei illustri ospiti e raccontarvi un po' dell'Umanitaria. Mi sono fatto qualche appunto per evitare di essere prolisso e invece ricondurmi alla dote della sinteticità nell'economia dei lavori. Con l'iniziativa che presentiamo questa sera, la società umanitaria, da sempre impegnata per l'elevazione sociale e culturale della cittadinanza, riannoda i fili della sua storia ultracentenaria. Se poi questa è rivolta ai giovani, la memoria va inevitabilmente, come è stato detto, a Piero Calamandrei, che tenne in questo salone nel 1955 la conferenza introduttiva di un ciclo di incontri rivolto ai giovani sulla Costituzione italiana. L'insigne giurista fiorentino e padre della patria fu invitato a parlare proprio in un'occasione simile a quella di oggi. Ma l'impegno profuso dalla società umanitaria per la maturazione democratica del paese, ripreso negli anni del dopoguerra, ha radici ben più profonde e radicate. Ce lo ricordò anche il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, che in visita ufficiale all'Umanitaria nel 65 precisava come, nei tempi in cui l'esercizio di voto era subordinato al saper leggere e scrivere, fu qui che si costituirono le prime scuole serali e si venne modellando l'ideale dell'operaio evoluto e cosciente che da Milano si irradiò in tutta Italia. Educazione e democrazia. Per usare una definizione cara a Riccardo Bauer, è un binomio sintetico ed efficace che racchiude la storia di questo ente. Le linee guida di tutte le nostre iniziative discendono dall'articolo 2 dello statuto del nostro ente: aiutare i diseredati a rilevarsi da sé medesimi mediante appoggio, istruzione e lavoro. Questa nostra formulazione ha di fatto ispirato e anticipato l'articolo 3 della Costituzione italiana, che sempre Piero Calamandrei, proprio in questa sala, ha affermato essere il più importante di tutta la Costituzione. Il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale da qualsiasi parte provengano, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza e l'integrazione dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, noi ci siamo sempre adoperati per rimuovere gli ostacoli. L'Umanitaria nel corso della sua storia non si è crocciolata su valori costituiti e realizzati, ma si è sempre rivolta ai valori in gestazione, guardando al passato per attingere il pulso ad operare nel rispetto dei valori di libertà, dignità e di spontaneità dell'individuo, sia quanto tale e sia in quanto membro della comunità. Oggi, mutatis mutandis, i nostri spazi sono diventati una agora nella quale quotidianamente, senza distinzioni di sorta, si confrontano uomini ed idee per la realizzazione di una società sempre più vicina ai nuovi bisogni del mondo nel quale viviamo. Alla base del pragmatismo dell'Umanitaria c'è sempre stata la convinzione che la democrazia non è un semplice sistema politico,
una procedura per regolare rapporti fra governanti e governate. La democrazia è, o dovrebbe diventare, un modo di vivere capace di coinvolgere tutti gli individui per responsabilizzarli e renderli coscienti. Questo processo di crescita collettiva non cade dall'alto, però, ma va conquistato dal basso con una profonda volontà riformatrice. In questa prospettiva, ecco ancora la tesi di Riccardo Bauer, diventa fondamentale il ruolo dell'educazione, in questo caso politica, ai cittadini tutti, per costruire insieme un ethos democratico. Una maturazione politica, culturale e morale dell'opinione pubblica è il fondamento primo di una reale democrazia. E io sono convinto che questa iniziativa si muova senz'altro in questo senso ed avrà successo, perché questa mia convinzione non è dettata da un facile ottimismo, che pure non guasta, ma perché è condita da una cosciente e rigorosa volontà di perseguirla. Grazie a tutti. Avete sentito parlare di Calamandrei. Bene, a questo punto mi tocca il compito di fare il presentatore. Lancio appunto uno spezzone del discorso di Calamandrei che fu fatto in questa sala 65 anni fa, come è stato ricordato. Grazie. Per questo una delle offese che ci fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo, che è non qui, per fortuna, in questo auditorio, ma spesso in larghi stati, in larghe categorie di giovani, un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica? E io quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime. Il piroscafo oscillava. E allora questo contadino, impaurito, domanda a un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: Beppe, se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. Quello dice: che me ne importa? Non è mica mio. Questo è l'indifferentismo alla politica. È così bello, è così comodo, è vero? È così comodo. La libertà c'è. Si vive in regime di libertà. C'è altre cose da fare che interessarsi di politica, e lo so anch'io. Il mondo è così bello, è vero? Ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai. Ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.
La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, della sorte comune, che se va a fondo per tutti, questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità d'uomo. Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 6 giugno del 1946, questo popolo che da 25 anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare, dopo un periodo di orrori, di caos, la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi, andò a votare. Io ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui, queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta, perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare però, questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese. È emozionante risentirlo e risentirlo qua dove lui ha fatto appunto il discorso da questo padre. E con quel tono, a Toscanaccio, da grande uomo. Ora, prima dei relatori previsti, un fuori programma gradito ed autorevole, il saluto di una persona speciale, la prima donna ad essere diventata Presidente della Corte d'Appello di Milano, Marina Tavassi, che da magistrato e da alta carica dello Stato serve con passione e competenza appunto il nostro Stato. Presidente Marina Tavassi, un saluto. Grazie di questo invito. Io in realtà sono una del pubblico, sono seduta lì. L'avvocato Ferraro ha voluto darmi il microfono per la mia testimonianza, di aver voluto esserci per conoscere effettivamente, per capire che cosa c'è dietro questo nuovo movimento, per sentire dei personaggi importanti che io stimo da tempo e che quindi seguo con molta attenzione e soprattutto per dare anche la mia testimonianza del ruolo che la giustizia deve svolgere in questo paese. Sono reduce dall'inaugurazione dell'anno giudiziario e quest'anno nel discorso di inaugurazione non ho voluto, d'accordo naturalmente con i colleghi, anche con il procuratore generale, dare solo i numeri, cioè dare solo conto di quello che è il lavoro di produzione che siamo chiamati a svolgere, produzione di sentenze, produzione di decisioni, produzione di numeri, che è quello in cui purtroppo ultimamente siamo anche giustamente stati chiamati a fare. La giustizia a Milano vuole essere sul territorio, vuole essere tra le istituzioni ed è con questo spirito che noi cerchiamo di muoverci e soprattutto l'impronta che io ho desiderato dare alla mia relazione è stata nel senso di presentare dei progetti che sono appunto, a mio avviso, un segnale forte verso quello che ha detto prima l'avvocato Ferraro, e cioè la volontà di esserci, di partecipare, di fare parte della comunità. E credo che questo spirito, che io condivido in pieno e che spero di aver dimostrato negli anni, sia anche lo spirito informatore di questa iniziativa. Abbiamo sentito questa forte
chiamata alle armi da parte di Calamandrei, che non era certo chiamata alle armi, si usciva dal periodo della guerra, si usciva dal ventennio fascista, era la chiamata alla democrazia. È stato effettivamente commovente sentirlo dalla sua voce, la modernità del suo pensiero è affermata spesso in tutte le sedi e io ne sono testimonianza perché spesso mi capita di difendere la specializzazione dei giudici e cito, e l'ho fatto diverse volte anche in convegni organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Milano, cito un piccolo libro che appunto Calamandrei scrisse per il Consiglio dell'Ordine dell'epoca, in cui invitava alla specializzazione e aveva una frase, come al solito, un po' ironica, in cui diceva già nel 1946, anche quello mi sembra fosse lo stesso anno, diceva nella tecnicità e nella difficoltà delle materie di oggi bisogna che gli avvocati siano specializzati, lo diceva 65 anni fa, finalmente ci siamo arrivati. E così a questo discorso della chiamata alla democrazia, come mi sembra giusto dire, penso che sia il momento di essere tutti pronti in prima linea. Grazie della vostra attenzione. Grazie Presidente della testimonianza. E in questa chiamata alla democrazia non possiamo che adesso far parlare un'altra donna speciale, notissima professoressa di diritto costituzionale, l'Università degli Studi di Milano, e fra le prime e più giovani donne ad essere indicata come giudice costituzionale. Da 5 anni vicepresidente della Corte. È nota per la sua passione civile, per la disponibilità ad iniziative formative e per la sua chiarezza. Sappiamo che soprattutto negli ultimi anni la Corte Costituzionale è andata nelle scuole, nelle carceri, nei luoghi di vita del nostro Paese e questo ci ha fatto tutti molto piacere, abbiamo visto con attenzione e quindi un motivo in più per ascoltare Marta Cartabia. Un grande archeologo di origini milanesi, Giorgio Buccellati, qualche anno fa ha pubblicato un libro sulle origini della politica, le origini nella storia dell'umanità che risalgono a più di 5.500 anni fa, quando indagando la nascita dello Stato che si contraddistingue rispetto ad altre forme di aggregazione o di organizzazione di vita comune sociale, nota che questa trasformazione è legata, contrariamente a quanto si può immaginare, non a pressioni di cambiamenti di tipo economico o altri elementi fattuali che spingevano gli uomini ad radunarsi in aggregazioni più ampie, ma lo Stato nasce in Mesopotamia 5.500 anni fa per una trasformazione delle capacità conoscitive dell'uomo. È la sua capacità metapercettiva di imparare a comunicare, a conoscere anche ciò che non è presente faccia a faccia. Lo sviluppo del linguaggio, la capacità di prevedere fenomeni, tenere presenti oggetti e persone assenti, imprimere una direzione agli eventi attraverso il comando e di controllarne gli esiti. Questa sequenza, conoscenza, potere, direzione, controllo è ciò che ha permesso la nascita delle prime forme politiche in senso stretto. Giorgio Buccellati è un archeologo e racconta della Mesopotamia, qualcosa che ci appare molto lontano, ma che a ben pensare, è lui stesso che lo dice, in realtà è una storia paradigmatica, è una storia che dice dell'oggi. E in particolare dell'oggi ci richiama al fatto che non c'è una distinzione, una separazione tra una vita attiva e una vita contemplativa, tra ambiti intellettuali e mestieri pratici. C'è un legame profondo tra la dimensione della conoscenza e la dimensione dell'azione, specie in ambito pubblico di governo e politico. Conoscenza e forme del potere vanno di pari passo.
Oggi siamo di fronte a un'altra rivoluzione conoscitiva paragonabile per entità e importanza a quella che si è consumata qualche millennio fa. Una rivoluzione legata al linguaggio digitale, al web, ai social, a tutte le cose che ben conosciamo. Una rivoluzione conoscitiva che non a caso, lo vediamo sotto i nostri occhi, sta profondamente trasformando le strutture del potere e le forme della democrazia. Mai iniziativa poteva essere più tempestiva e opportuna di fronte a questi cambiamenti. Reinterrogarci sul bisogno di conoscerci, di conoscere, di educarci in un contesto in cui le forme del potere stanno significativamente cambiando. Questo bisogno di conoscere, a mio parere, abbraccia tutti i soggetti implicati nelle dinamiche politiche in senso ampio. Parlo di politica comprendendo anche il giudicare, non a caso qui ci sono anche esponenti della funzione giurisdizionale, diciamo delle funzioni pubbliche in senso ampio. Riguarda le élite, le classi dirigenti e riguarda i cittadini, il popolo. Certamente c'è un problema di formazione della classe dirigente, c'è bisogno di una sua solidità culturale, di esperienze e di rapporto con gli esperti. Attenzione, non sto sottolineando né sto dicendo che i tecnici o gli esperti siano i migliori politici. Il concetto è un po' diverso, c'è bisogno di politici che sappiano dialogare con gli esperti. Nell'ambito della mia esperienza in questi 7 anni abbondanti alla Corte Costituzionale mi sono dovuta occupare delle più ampie tematiche, dalle vaccinazioni obbligatorie al mercato petrolifero, alla costruzione delle moschee, agli autovelox, ai problemi di tutela della privacy, alle decisioni di fine vita, di tutto. Evidentemente né io né i miei colleghi giudici possiamo essere esperti di tutti, ma abbiamo un enorme dovere di formarci, di dialogare col mondo degli esperti, di dialogare con gli altri saperi, perché è impossibile prendere delle decisioni politiche o giurisdizionali senza conoscere. Dunque, quando si parla di formazione della classe dirigente dell'élite, non sto pensando necessariamente a quello che in un bel libro Marianne Glendon descrive facendo il profilo di una serie di intellettuali, il libro non credo sia tradotto in italiano, The Forum and the Tower, l'agorà, la piazza e la torre d'avorio. Non è questo tipo di relazione che io intravedo. Non tutti gli intellettuali, anche se lei parla di personaggi notissimi, da Platone a Cicerone, Giustiniano, Machiavelli, Tocqueville, Weber, Holmes, non è necessario che si tratti di questo, che la classe dirigente sia fatta di intellettuali, ma c'è bisogno di un dialogo reale tra chi deve assumere delle decisioni e chi porta un sapere specifico che è oggetto di quelle decisioni. Questo è un primo lato del problema, ma c'è un altro lato, ed è la formazione, la conoscenza, la preparazione culturale dei cittadini. Perché? Mi sono data qualche risposta, certamente non esaustiva, ma per aprire la riflessione, per incominciare a pensare insieme. E la prima risposta che mi è venuta alla mente è: uno sguardo integrale sulla esperienza umana non può non tener conto della vita pubblica, della polis. Le questioni politiche ci riguardano, sia che ce ne occupiamo, sia che non ce ne occupiamo. Ci toccano. Lavoro, pensione, occupazione, strade, la spazzatura, la libertà di religione, tutto quello che volete, tutto ciò che è oggetto di una decisione politica tocca la nostra vita. Dunque conviene occuparsene, perché la politica è veramente una dimensione della vita di tutti. Uomo, animale, sociale, come insegnava Aristotele.
E anche perché, ma questo discorso forse ci porterebbe un po' lontano, perché anche i nostri gesti apparentemente individuali, privati, hanno una valenza pubblica. Anni fa ero rimasta incantata nel dover presentare un libro di cui sentiremo parlare quest'anno perché ricorre un anniversario di Vaclav Havel, Il potere dei senza potere, dove racconta di questo gesto di un verduraio, di un fruttivendolo qualunque che si rifiuta di mantenere esposto un cartello impostogli dal regime. E quel gesto di sottrarsi a un comando irragionevole e indesiderato scatena una serie di reazioni che mostrano la valenza più ampia, politica, anche del singolo gesto individuale. Ma c'è un altro livello di risposta per cui la formazione dei cittadini è essenziale. È essenziale perché senza di questa una democrazia non può funzionare. Pensando all'incontro di stasera, ho ripreso in mano una lettura di gioventù che mi era stata molto cara e mi aveva proprio segnato, tanto da ricordarmela a distanza di anni. Negli scritti di un grande studioso teorico politologo americano, Robert Dahl, si riflette esplicitamente su questo punto. È uno dei più grandi teorici della democrazia e della poliarchia e lui rifiuta nettamente, recisamente, argomenta perché non ci interessa un governo in mano ai guardiani, cioè agli esperti, ritenendo che non ci sia governo migliore che quello dei cittadini per i cittadini, evocando Lincoln. E afferma che ogni cittadino è sufficientemente qualificato per partecipare nel processo di governo dello Stato. Non ci sono cittadini più esperti di altri nelle cose della vita pubblica. Ma soggiunge testualmente: se i cittadini devono essere competenti per il governo della cosa pubblica, hanno bisogno di istituzioni sociali che li aiutino ad esserlo. Indubbiamente, la possibilità di formarsi una comprensione illuminata delle questioni pubbliche, enlightened understanding of public matters, non è solo una parte della definizione della democrazia, è una necessità della democrazia. Una comprensione illuminata delle questioni pubbliche, come necessità perché una democrazia possa funzionare. Allora occorre, prosegue, un'educazione civica, non solo nella scuola, ma nella discussione pubblica, nella deliberazione, nei dibattiti e in tutte le istituzioni della società libera. Queste affermazioni sono vere in ogni tempo, in tutte le democrazie, in tutti i governi che richiedono la partecipazione diretta dei cittadini, del popolo, attraverso i loro rappresentanti, sono chiamati periodicamente a esprimere i loro orientamenti, le loro scelte. Ma certamente la storia non è sempre uguale a se stessa. E in particolare i problemi di oggi non sono certamente i problemi di 50, 60, 70 anni fa. Cambiano volto e cambiano significativamente in questo ambito perché la trasmissione della conoscenza, i mezzi di comunicazione sono in una continua, evidentissima, drammatica evoluzione e quindi pongono problemi totalmente nuovi da affrontare. Se l'Italia del primo dopoguerra doveva fare i conti con un dilagante ancora analfabetismo, sappiamo bene che i dati Istat dicono che all'unità d'Italia 7 italiani su 10 erano analfabeti e dopo il secondo conflitto mondiale ancora il 13% della popolazione era completamente analfabeta. Allora lì il problema era di una certa natura,
una formazione primaria innanzitutto per tutti, che non ha impedito la partecipazione alle elezioni. È sempre bellissimo vedere nei filmati dell'epoca le prime votazioni, tutte queste persone in coda ad aspettare pazientemente di poter porre nell'urna la loro schedina per poter dire la loro, no? In particolare il 2 giugno del 46. In anni più recenti, nei decenni più vicini a noi, forse lo abbiamo già dimenticato, il grande dibattito sul tema della televisione, monopoli dell'informazione, grande problema di come garantire il pluralismo delle visioni nella radio, nelle TV di Stato, poi l'ascesa di un oligopolio. Quanti filosofi e quanti personaggi pubblici sono intervenuti, da Popper che auspicava ogni forma per mantenere questa apertura della società, la società aperta, vedendo un grandissimo rischio per la democrazia proprio nella televisione. Se non controllata e governata, avrebbe portato a un pensiero unico che avrebbe ucciso la democrazia, ma anche personaggi del calibro di Giovanni Paolo II, la bambinaia elettronica e tutti i disastri che egli vedeva insieme alle potenzialità di questo strumento enorme. Sembrano discussioni di un'altra epoca, lontane quanto l'analfabetismo di cui parliamo riferendoci al secondo dopoguerra. Oggi il problema è diverso e certamente non sono io la più esperta che possa entrare in un'analisi delle problematiche dei mezzi di comunicazione attuale. Vorrei soltanto offrire qualche spunto che è quello che a me pare il più evidente. Oggi non abbiamo più il problema di qualche anno fa di accesso all'informazione, ma semmai abbiamo un problema di eccesso di informazione, quantitativamente, ma dal punto di vista qualitativo, che tipo di informazione ci viene incontro o andiamo a cercare attraverso gli strumenti che abbiamo sempre a portata di mano? La qualità delle informazioni e della conoscenza che è veicolata mi pare corra due, almeno quelli che io avverto, due principali rischi. Uno è quello che Cass Sunstein definisce parlando di echo chambers, cioè quel fenomeno per cui ognuno non subisce più l'informazione dettata dall'altro, ognuno va a cercare le sue informazioni sull'internet, c'è questo moto proattivo del soggetto che sceglie la testata, il sito, i blog, i social attraverso i quali informarsi, li commenta anche autonomamente e quindi non si sente succube e non è succube per certi aspetti del potere altrui. Ma echo chambers sono queste realtà in cui quasi inavvertitamente tutti abbiamo la tentazione di andare a cercare solo ciò che ci somiglia, ciò che riecheggia quelle che sono già le nostre convinzioni. E così, in un mondo che potenzialmente ci spalanca l'intero globo terracqueo, siamo rinchiusi in piccoli mondi dove leggiamo e ascoltiamo ciò che già pensiamo e già condividiamo. Questo fenomeno porta con sé un altro dato che è costantemente segnalato, che è il fenomeno che, per usare una delle tante etichette, usiamo quella di Mauro Magatti, porta all'estremismo digitale. A furia di sentire queste convinzioni in cui già io sono radicato, inavvertitamente le porto alle loro estreme conseguenze. E così questo modo di comunicare e di informarsi riduce al silenzio l'altro, grida il proprio odio, la propria rabbia sul social
ed è una comunicazione fatta di conflittualità, di esternazioni violente, di stati d'animo negativi che non si articolano in discorsi e finiscono in insulti. Questi due aspetti della comunicazione di oggi mi pare abbiano bisogno urgente di una correzione e di un completamento. L'echo chamber ha bisogno di luoghi dove possa avvenire un confronto reale a tu per tu con l'altro. Vi assicuro che discutere in una camera di consiglio con 15 persone che hanno formazioni diversissime, provenienze diversissime, culture, interessi, età, uno diverso dall'altra, è altra cosa che mettere un like in un blog o in uno di questi social. L'interazione ti sposta, ti costringe a prenderti in carico il punto di vista dell'altro, non solo per necessità, ma perché il punto di vista dell'altro getta un fascio di luce su un aspetto della realtà che a te magari era sfuggito. Inevitabilmente al singolo sfugge. È un'altra cosa, un processo deliberativo dove il confronto dei punti di vista è reale e non soltanto simulato. E l'altro grande correttivo che mi pare sia indispensabile è quello, il passaggio dalla emotività della reazione incontrollata e irresponsabile, perché non ha un volto a cui dirigersi, alla riflessione, alla conoscenza critica, al ragionamento. In questo periodo Luciano ed io ci stiamo abbeverando della saggezza della tragedia greca e negli ultimi momenti siamo impegnati sulle Eumenidi, sul processo Oreste. Lì c'è un passaggio della concezione della giustizia, dalle erinni al tribunale. Le erinni, le furie vendicative, che non parlano, tra l'altro, mugugnano, ma agiscono distinto, emotivamente, appena c'è un delitto ne provocano un altro, in un crescendo di conflittualità, all'istituzione del tribunale da parte di Atena, dove si giudica il delitto, ma si giudica con la parola, col ragionamento, nel contraddittorio, con la motivazione, la persuasione, al punto che le erinni diventano eumenidi, la vendetta diventa qualcosa che costruisce il bene della città. Occorrono luoghi con queste due caratteristiche, un vero incontro con l'altro, davvero dove l'altro non replichi me stesso, ma mi contraddica, mi contesti, mi porti dati, elementi che io non conosco, e luoghi di riflessione critica, dove c'è spazio per l'argomentare e ragionare. Io credo che l'iniziativa che si inaugura qui oggi sia un'iniziativa veramente importante. Importante per contrastare il rischio che l'oceano di informazione e di messaggi a cui siamo esposti copra in realtà una mancanza di pensiero. Un'altra grande filosofa, Hannah Arendt, parla di questa mancanza di pensiero e ci indica una strada. Dice: la mancanza di pensiero, cioè l'incurante superficialità, la confusione senza speranza o la ripetizione compiacente di verità diventate vuote o trite, è tra le principali caratteristiche del nostro tempo, del suo tempo e del nostro tempo. Quello che propongo, dice con una grande semplicità, è molto semplice. Niente più che pensare a ciò che facciamo. Una riflessione sull'esperienza, sul dato di realtà. Nel passato c'erano molti luoghi, i partiti politici, le parrocchie,
i collettivi. Chi si ricorda questa parola? Il collettivo, dove si discuteva, si parlava, si confrontava, si ragionava sulle proprie esperienze. Queste strutture non ci sono più e non siamo qui a ripensare nostalgicamente a qualcosa che se n'è andato. Non serve rimpiangerle, ma serve qualcosa di nuovo. Permettetevi allora di concludere di nuovo col pensiero di Robert Dahl, che su questo punto della consapevolezza dei cittadini ha veramente toccato un elemento indispensabile di ogni democrazia. E lui conclude le sue riflessioni su questo enlightened understanding con questa frase: se le istituzioni dell'educazione civica sono deboli, ci resta una sola soluzione: rafforzarle. Noi che crediamo nella democrazia siamo obbligati a cercare i modi per consentire ai cittadini di acquisire la competenza e la conoscenza di cui hanno bisogno. Forse le vecchie istituzioni non sono più adeguate. Se è così, bisogna crearne di nuove. Grazie. Grazie Marta Cartabia, ci ha fatto vivere, fare esperienze di cos'è la scuola. Ora la parola a colui che ha avuto l'idea di questo percorso e che da tanti anni interprete del popolo italiano in tutti gli ambiti delle istituzioni e della nostra democrazia rappresentativa. Una carriera a servizio dello Stato, magistrato, professore di procedura penale e parlamentare per quasi 20 anni. È noto per essere stato rispettato Presidente della Camera fra il 1996 e il 2001. Non ha abbandonato questa passione civile che oggi riversa nell'Associazione Italia Decide, che si occupa di politiche pubbliche e formazione e che ha collaborato con noi. Presidente Luciano Violante. Volevo affermare che sono ancora vivo dopo questa polizia. Dunque, sono 10 le scuole che in questo periodo in tutta Italia stanno aprendo, questa è la più importante. C'è Brescia, che ha già cominciato, Milano, Treviso, Torino, Padova, Bologna, Roma, Avellino, Lamezia, Catania. Ciascuna scuola, ciascun centro in ogni città ha deciso autonomamente di impostare la propria scuola. In genere i temi di fondo sono 3, ciascuno quello articolato: l'Europa, l'etica pubblica, la democrazia. Poi ciascuno articolato secondo i propri orientamenti questi temi. E dunque vorrei partire, tu sei partito da 5.500 anni fa, io parto da 63, 1963, una sciocchezza insomma, 55 anni. Perché 63? 63 nasce la scuola media unificata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è più differenza di sapere in relazione alle classi sociali di appartenenza. Che se forse, ecco, l'avvocato lo ricorderà, sto guardando i miei coetanei più o meno, che quando siamo usciti dalla scuola elementare cominciava la divaricazione. Quelli che appartenevano a una famiglia insomma con qualche riserva economica facevano la scuola media, poi facevano il liceo, l'università. Chi non aveva questa fortuna faceva l'avviamento, poi c'era l'avviamento maschile e quello femminile, no? Quello femminile imparavano a cucire, a stirare e così via. E cominciava un'altra strada. E si costruivano le gerarchie sociali su questo. Nel 1963 viene fuori che il sapere non doveva dipendere dall'avere. Che sapere faceva parte dei diritti di cittadinanza e quindi non ci doveva essere una discriminazione di scelta. Scuola media unificata vuol dire che tutti quelli che finiscono la quinta, tutti quelli, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, facevano questa scuola. Quindi il sapere, la conoscenza, era considerato un grande valore da distribuire e da far acquisire a tutti. Poi ciascuno aveva fatto l'utilizzazione che avrebbe saputo fare. Come mai un paese che nel 63 aprì questo fronte, guardate, votarono tutti o quasi tutti, non fu una scelta di destra, di sinistra, di centro, quasi tutti,
dai liberali e comunisti. Perché questo valore del sapere, della conoscenza, oggi, come dire, si è così svuotato, ridotto? Sembrerebbe che non è più importante sapere, non è più importante conoscere. Conoscenza e ignoranza sono praticamente quasi sul suo piano. Fare non fare, sapere non sapere, ma tu pensi perché hai preso una laurea di sapere di più di me o perché hai studiato, anch'io so. Qual è la ragione? Perché attorno a questo interrogativo ci siamo, come dire, rivisti per cercare di porre in modo diverso l'acquisizione del sapere. E qui mi porgo sul solco che ha tracciato Marta. In realtà il sapere è stato comunicato per decenni da alcune grandi agenzie, partiti, sindacati, chiese in particolare, che comunque avevano una funzione disciplinante che non è secondaria. Le regole, il rispetto dell'altro, ascoltare, una funzione di trasmissione di valori e di comportamenti, non solo di valori, anche di comportamenti. Guardate, oggi si parla di disintermediazione perché questi soggetti non ci sono, non svolgono più questa funzione, diciamo. Ma in realtà la mia preoccupazione, quella che ci ha mosso, è anche un'altra. Forse c'è un altro grande intermediatore. Grazie. Ed è la rete. La rete va vista nella sua grande funzione di mediazione, perché trasmette informazioni, contenuti, comportamenti. Non sappiamo bene chi li trasmette, non sappiamo bene a quale fine li trasmette, ma ci sono. E come diceva Marta, ciascuno prende da quella roba lì l'informazione che gli serve, il comportamento che gli interessa, il sapere o presunto tale che gli va bene. Nel senso che lo strumento di scelta, mentre nel passato era determinato dall'appartenenza ad una comunità, politica, sindacale, religiosa, eccetera, oggi il criterio di scelta è quello che mi piace. Prescindendo, quello che mi piace è giusto, poi sarà vero, non lo so, però è giusto. E allora capite che a questo punto il meccanismo del sapere o dell'ignorare è un meccanismo drammaticamente fungibile. Recentemente una persona che ha responsabilità elevate nel nostro paese, contestando quello che diceva uno specialista di bilanci, dice: ma lei solo perché ha studiato pensa di saperne più di me? Solo perché ha studiato? È una bella cosa, una bella risposta. Cioè, perché ho studiato? E come il valore dello studio, la risorsa del sapere, della conoscenza, e questo si è un po' attenuato in qualche modo. E allora, in questo quadro, io credo che, poiché il ragionamento di oggi è popolo, democrazia, eccetera, il primo elemento a quale bisogna sfuggire è la trappola della rappresentanza morale. Ci sono formazioni, soggetti che si pongono come rappresentanti non politici, ma morali. La rappresentanza morale è pericolosissima, sia per chi la fa, sia per chi la riceve, perché spacca il paese in due parti. Chi si riconosce nel messaggio che non ha un contenuto morale di giusto e ingiusto, è giusto fare questo e ingiusto fare quest'altro, no? Chi si riconosce è moralmente accettabile, chi non si riconosce non lo è. È molto frequente in alcuni paesi europei che persone che esercitano una funzione di governo individuano nel popolo coloro che sostengono il governo. È accaduto in Ungheria recentemente. Cioè, chi non sostiene il governo non ha legittimazione a far parte del popolo, un'altra cosa. Non conta, è fuori. E capite che questa vuol dire avere rappresentanza morale, non politica. Rappresentanza politica, io comprendo la polis, ci sarà una maggioranza, una minoranza, ma quando io parlo al popolo, parlo di popolo, parlo di tutto. Ma se io spacco il paese in due parti, è chiaro che appunto io, invece di essere un costruttore di unità, sono un costruttore di conflitto.
E quando chi governa costruisce un conflitto, lì c'è un punto di crisi. Perché la politica deve risolvere i conflitti, non deve aprirli. O meglio, deve aprire quei conflitti che riesce a risolvere. Se non si riesce a risolvere un conflitto, meglio non aprirlo. Questa è una lezione che si impara da sempre, perché altrimenti rischi di aprire meccanismi a valanga che poi non riesci più a governare. Ecco, allora, questa è la prima questione. La seconda questione è la tener conto che la rappresentanza nazionale, la scelta della rappresentanza nazionale esige conoscenza e maturità. Quando c'era quella fila di persone che non sapevano, che non avevano conoscenze, non avevano sapienze, diciamo, in fila, è vero, ma erano persone mature. Che la guerra li aveva maturati, i sacrifici li aveva maturati, la voglia di partecipare a un processo di costruzione. Ma pensate a quelli che votarono per la Repubblica, che non sapevano cos'era. Non avevano mai visto una Repubblica in Italia. Non sapevano. Votarono per un oggetto sconosciuto. Sapevano benissimo cos'era la monarchia, sapevano cos'era la dittatura, non sapevano cos'era la Repubblica. Eppure la scelsero. La scelsero con un atto di maturità, di fiducia, di fiducia. E guardate, è abbastanza significativo che in una fase nella quale la diffusione della conoscenza non è considerata un valore in sé, matura la sfiducia. La sfiducia, guardate, non è soltanto dei cittadini nei confronti del potere pubblico, è anche reciproco. Se guardate ora alcune, tu non ascoltare Marta, a questo punto, alcune leggi, il motivo ispiratore è la sfiducia, non è la fiducia. I meccanismi di controlli che si inerpicano su controlli e poi altri controlli, che cosa sono? Io dico che ci sono troppi giuristi nella pubblica amministrazione, chiedo scusa ai giuristi presenti, perché il giurista è il tecnico della procedura, a noi serve un tecnico del risultato, non un tecnico della procedura, perché il giurista per sua abitudine guarda la procedura ma non si interessa del risultato. Altre professioni, come per esempio l'economista, invece sta a guardare il risultato. Noi abbiamo questo meccanismo iperproceduralistico che però è legato alla sfiducia. E la sfiducia crea conflitto. Ecco, in questa situazione ci siamo trovati quando abbiamo cominciato a discutere dei temi di una cittadinanza responsabile. Anche perché io credo che sia giusto integrare la democrazia rappresentativa con forme di partecipazione diretta. Ma stiamo attenti, la partecipazione diretta, alcune forme di democrazia deliberativa richiedono conoscenza, che se non conosci è difficile scegliere, ma anche per un'altra ragione, altrimenti le forme di democrazia diretta diventano o un modo per scaricare fuori di sé da parte di maggioranze politiche di qualunque colore che non riescono a risolvere un problema, oppure diventano anche un'altra cosa, preda di minoranze agguerrite. Ora, la democrazia rappresentativa è il regime della maggioranza, scelta dai cittadini. La democrazia diretta è quasi sempre, rischia di essere, democrazia delle minoranze. E bisogna riflettere su questo. Ora, qui vado non sui 5.000 ma sui 2.500. Quando Pericle governò per molti decenni Atene, per tre decenni Atene, con Efialte, con un altro stratega dell'epoca, tutti potevano partecipare all'assemblea e tutti potevano decidere. Anzi, chi arrivava in ritardo era multato, era punito. Cioè, chi non andava, no, la cosa non ho capito bene perché. Chi non andava, ma chi arrivava in ritardo era punito. Bene, su 30.000 circa aventi diritto maschi a partecipare, partecipavano 6.000. Era una democrazia della minoranza, non della maggioranza. Ma poi Tucidide, che era un esaltatore di Pericle, scrive che in realtà era il regime di un uomo solo.
perché questi meccanismi sono meccanismi che in realtà favoriscono la crescita di un soggetto autorevole che propone una soluzione e gli altri accettano, perché non sanno. Il problema della conoscenza è essenziale, quindi in una fase nella quale riflettiamo, secondo me correttamente, come integrare la democrazia rappresentativa conforme alla democrazia diretta. Allora, come facciamo a fare in modo che cominci a crescere una piccola fiamma di conoscenza? E allora di qui è nata questa esperienza. Guardate, sono centri di storia, carattere completamente diverso l'uno dall'altro, perché non è questo il problema. Il problema non è indottrinare qualcuno, è far nascere l'idea che bisogna sapere, che è necessario sapere, e che è necessario distinguere l'informazione dalla conoscenza. Distinguere l'informazione dalla conoscenza sono due cose diverse. L'informazione è tanta, la conoscenza è poca. E allora come distingui questo? Tenete presente che il Fondo Monetario Internazionale ha diffuso recentemente una serie di dati sul mondo, sull'universo, dove spiega due cose. Primo, quello che apprendiamo adesso dura circa 4-5 anni. Dopo va cambiato, perché non serve più. Il che vuol dire, forse se mi permette, Presidente, quando ero entrato in magistratura, molto dopo di me devo dire, il codice forse era così. Adesso? Ecco, quando sono entrato in magistratura, molto prima che entrasse, essendo molto più vecchio, era un librino così, tanto che si poteva tenere nella tasca della giacca, e adesso no, ci vuole un piccolo zaino per portare il codice penale. Perché? Perché è tutto aumentato e così. Ecco, allora, in un mondo in cui i saperi mutano attorno ai 4-5 anni, è necessario avere il metodo per imparare. La grande conoscenza, la grande sapienza, gli analfabeti di domani saranno quelli che non avranno imparato ad imparare, non quelli che non avranno imparato punto e basta. Quelli, perché se i saperi mutano con questa velocità, voi capite che c'è bisogno di avere un metodo per imparare, per apprendere. E la grande funzione della formazione è questa, insegnare ad imparare. Allora, non abbiamo l'ambizione di risolvere questi problemi, ma accendere dei fiammiferi. I tre temi di massima, articolati ciascuno come meglio ritiene, che troverete in tutte, sono l'Europa, come dicevo prima, la democrazia e l'etica pubblica. L'Europa, perché lì stiamo, e dobbiamo sapere bene dove stiamo, perché stiamo, a quali costi stiamo e con quali benefici stiamo, in modo che ciascuno poi possa decidere liberamente. L'etica pubblica, perché l'etica è stata da qualche anno a questa parte un grande terreno di scontro diretto all'appropriazione del tema e alla trasformazione dell'etica in diritto. Dell'etica in diritto. Io credo, la cosa che trovo più grave degli ultimi anni, che il codice penale è diventata la magna carta morale delle classi politiche. Ciò che è politicamente vietato, ciò che è penalmente vietato o penalmente non vietato, diventa vietato o consentito moralmente. I terreni invece sono completamente diversi. E non c'è nulla di più autoritario di una questione morale che viene giudicata sulla base dei criteri giuridici. Dicevo che è una cosa grave risolvere sul terreno giuridico questioni che sono di carattere etico. Il problema certamente c'è, perché ordinamento giuridico e ordinamento politico sono strettamente confinati. La politica esercita la sua sovranità producendo norme. Il giuridico applica le norme anche al politico. Di qui il conflitto latente permanente. Se la politica è in grado e capace di determinare la linea di confine, non ci sono, ognuno sta dalla sua parte. Ma se la politica non è capace di fare questo, la confusione è inevitabile. Ed è inevitabile che il codice penale diventa la magna carta della politica, l'unico terreno su quale giudichi la correttezza o l'incorrettezza, e che non è un fatto positivo per la vita del paese.
Ma questo dipende anche dal fatto che si conosce, c'è una scarsa conoscenza. Quello è un cortocircuito, quello del codice penale come unica regola. E cosa vedete? Ci sono tante questioni che ci portano a riflettere su quanto è necessario conoscere. Quindi etica pubblica, democrazia. Credo che voi sappiate che negli ultimi 10 anni sono diminuiti i regimi democratici nel mondo e che soltanto il 40% della popolazione mondiale vive in democrazia oggi. Il 60% non vive in democrazia. E allora rafforzare questo valore, correggere le cose che vanno corrette, la democrazia negli ultimi anni non è stata in grado di mantenere le sue promesse. E di qui la difficoltà. Se vedete oggi, c'è, credo che sia oggi, un sondaggio da qualche parte sul soggetto, va bene un sistema politico detto sul soggetto autoritario capace di decidere, la maggioranza dice di sì, ma è inevitabile se la democrazia non riesce a mantenere le sue promesse e se soprattutto non c'è una cultura della democrazia, una conoscenza. Ultima cosa, la democrazia si regge sui cittadini, non si regge sulla classe politica dirigente. Se i cittadini sono consapevoli, partecipano, conoscono, e questa è la forza della democrazia. I regimi autoritari non vogliono che i cittadini facciano, si attivino. E una certa passività, indifferenza o cinismo che si è diffuso in molte aree dell'Occidente, io credo che va visto come una delle malattie più gravi di questa nostra società, cioè da cui viviamo. Allora ecco, accendere dei lumi, accendere delle luci, discutere insieme. È la prima volta che succede in Italia che 10 centri così diversi si mettono insieme e poi vediamo se ci riusciamo alla fine di questo a fare un po' una verifica interna tra di noi, per poi tra qualche tempo riprendere, tra alcuni mesi, non so se verso l'inverno, riprendere e discutere e se possibile estendere. Perché siamo in una fase nella quale, guardate, c'è una domanda di queste cose, c'è una domanda di conoscenza, c'è una domanda di partecipazione, c'è la voglia di sapere. E guardate, ci sono cose che hanno un loro peso, un loro significato, perché danno un senso alla vita e permettono che la vita abbia un senso. E tra queste cose c'è certamente impegnarsi un po' tutti insieme, perché la cittadinanza non sia soltanto un dato anagrafico, ma sia considerato come una forma di responsabilità civile. Grazie Presidente per quello che ha detto e anche per quello che ha fatto per noi e che continua a fare. E sull'ultimo intervento, prima delle conclusioni, Giorgio Vitadini, che è stato il primo a condividere con Violante questa idea e quindi coinvolgere tanti soggetti a Milano ma anche nel resto d'Italia. Da tanti anni Paladino ha dimostrato fondato sulla sussidiarietà come modello di espressione per le migliori risorse del Paese. Ordinario di statistica all'Università Bicocca e infaticabile Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Presidente Vittadini. Sulla Repubblica di oggi c'è un'inchiesta di Ivo Diamanti che dice che ormai l'8% solo dei cittadini esprime fiducia nelle formazioni partitiche. 4 su 10 pensano che la politica possa funzionare senza di loro e soprattutto il 58% ritiene che ci vuole un uomo forte. Allora c'è da chiedersi se va bene. Prima dicendo una cosa, non è che si può pensare di tirare indietro la mano, questo è l'esito di un pensiero, perché l'idea dell'uomo solo al comando che ha caratterizzato la Seconda Repubblica è un pensiero ben preciso di uscita da Tangentopoli. Ci vuole un uomo solo al comando, ci vogliono un confronto maggioritario tra due leader, questo metterà a posto, mancando dalla democrazia, la possibilità di uno sviluppo, la democrazia che abbiamo incontrato prima. E quindi prima tutti i leader, quasi tutti i leader della Seconda Repubblica avevano la stessa concezione. Io parlo direttamente al popolo, io non ho bisogno di punti intermedi, il Parlamento deve essere fatto di gente che alza la mano e non rompe le scatole all'esecutivo, fino ad arrivare a dire qualche leader di oggi
il Parlamento non serve. Quindi l'idea di arrivare, snaturando l'idea italiana, di una, a un uomo solo, qualcuno che comanda e dirige, l'abbiamo voluta. L'hanno voluta anche gli editorialisti che adesso picchiano contro questa situazione. Allora c'è da chiedersi se questa, dopo tanti anni, se questo tentativo, questo pensiero di renderci anglosassoni, quando non lo sono più neanche gli anglosassoni, quando i disastri dell'uomo solo al comando si vedono in America, si vedono in Inghilterra, questo ha portato il bene. Do tre soli elementi. La partecipazione democratica, quello che dicevano i presidenti Cartabia e Violante, con la rete. Qual è la differenza? Torniamo, non tutti hanno letto i libri, anche se hanno venduto 20 milioni di copie in America, il primo Don Camillo, quasi tutti hanno visto il film. Che differenza c'era tra il dibattito tra Don Camillo e Peppone e il dibattito della rete? Che la gente ragionava, che ognuno ragionava, che non era solo faccio per te, ma io ci sono, sulla piazza, magari con qualche panca qualche volta, ma chiunque esprimeva. Milano era un posto di cellule, di sindacati, di parrocchie, di sezioni, di movimenti, dove ognuno arrivava e infatti la politica esprimeva i suoi rappresentanti come cursus honorum. Chi rappresentava di più un certo tipo di posizione diventava il rappresentante. Ma il discorso era che la politica era un dialogo, non un'imposizione dall'alto. Ci abbiamo guadagnato a rendere tutti spettatori della televisione, che è diverso di un comizio, o ricevere da una rete un input e attraverso un algoritmo vedere cosa viene fuori dei risultati. Lascio a voi la risposta, perché passo alla seconda questione di questo tipo. Adesso la politica è l'esecutivo. Mi dicono che in questa legislazione i parlamentari, che sono tra l'altro dei nominati e non eletti, quindi non sono nati dal cursus honorum, hanno pochissimo da fare. Cos'era la parte buona della politica della Prima Repubblica? Conosco dei deputati di allora che passavano il 97-98% del tempo disponibile in Parlamento, perché, come mi ha insegnato lo stesso presidente Violante, gran parte della politica era un dialogo. Anche lì c'era l'esecutivo, c'era l'opposizione, ma gran parte delle leggi nascevano in questi punti oscuri in cui si doveva esprimere, parliamo della vita economica, la complessità di un paese. Perché per parlare di economia, oggi è il DPF, la finanziaria, ma l'Italia è quella dei tondini di ferro, quella delle ceramiche, quella del mobile del legno, quella delle forbici, quella delle acciaierie, l'agricoltura, il turismo. Questo non si fa a colpi di finanziaria. Ci vuole uno che batta il territorio, che, come ha detto il Papa dei parroci, che deve conoscere l'odore delle pecore, e per questo quando va in Parlamento ha dentro quello che gli hanno detto l'imprenditore, se rappresenta un lavoratore sa qual è il problema, sa cosa vuol dire se arriva una multinazionale che fa contratti precari con l'idea che sviluppa il lavoro, e sa qual è la differenza della flessibilità del lavoro e il precariato. Una volta si conosceva, non solo si conosceva le grandi linee o i bilanci, ma si conosceva i particolari, e uno rappresentava degli interessi, conoscendo questi interessi. Poi ci può essere la degenerazione, ma voi capite che un paese complesso o ha questa conoscenza che nasce dal dialogo, che nasce dalla sezione, che nasce dal movimento, che nasce dalla parrocchia, che nasce dalla realtà non profit, che nasce dall'impresa. Pure questa politica è destinata a morire. Già chi nasce non è il migliore, ma quello più vicino al capo. Ma poi non ha passato il tempo sul territorio dove si è guadagnato il voto e conosce uno a uno quello che succede.
Terza differenza. In questo spirito di Don Camillo e Peppone, con che nel libro è ancora più intelligente e sfumato da grande scrittore che era Guareschi, in questo spirito c'era una spinta verso il bene comune, perché Don Camillo e Peppone vogliono il bene del paese. Si dividono su tutto, ma obbediscono al bene del paese e si ribellano ai diktat dei capi quando sono contro il bene del paese. Quello era un punto che dalla Costituzione in poi, almeno nella prima parte della Prima Repubblica, ha trasformato un paese con 26 milioni di emigranti, distrutto dalla guerra, nella settima potenza industriale del mondo, con l'Oscar della Lira nel 59. Perché c'era nelle forze democratiche una spinta al bene, De Gasperi e Togliatti a Matera, mai più. Oggi, dice il Censis, domina il rancore. Siamo passati da una spinta pur polemica, pur dialettica, verso un bene comune, verso uno sviluppo, verso un progresso, al rancore della politica, ma della vita comune. Date queste differenze, secondo passaggio, ma cosa abbiamo perso? Perché abbiamo fatto questo tipo di passaggio? E qui mi rifaccio a qualcosa che sembra antico, ma è sempre più valido. Il discorso che Don Giussani fece ad Assago, invitato dalla Democrazia Cristiana Lombarda di allora alla presenza di tutti i leader della DC, che sembrava eterna allora, addirittura nelle sue correnti, e non sapeva che in 6 o 7 anni sarebbe sparita. Lì fece un discorso strano, che forse vale ancora oggi, perché fece questo tipo di ragionamento. Di solito, qual è nella seconda parte della Prima Repubblica e ancora di più nella Seconda Repubblica? L'io serve a organizzare qualcosa, anche l'economia e altro, che io strumentalizzo per il potere, perché comando. Invece lui dice, qual è la forza di un paese? Una parola strana. Il desiderio. Il desiderio. Cosa c'entra il desiderio con la politica, con la passione? Il desiderio, diceva Giussani, è ciò che muove il motore. È quello per cui uno con una famiglia povera va a lavorare e poi prende anche un secondo lavoro e poi fa in modo che il figlio studi. Una volta il parroco e il capocellula dicevano almeno tu devi studiare, perché studiare vuol dire emanciparsi. E poi vuol dire che vuole una casa migliore, oppure vuole che i lavoratori abbiano qualcosa di meglio, perché vuol bene a qualcuno. La cosa che si è corrotta innanzitutto, dovunque, ma soprattutto in Italia, è il desiderio. Il desiderio per cui appunto della gente che non aveva niente, come i nostri 26 milioni di emigrati, è andata a farsi umiliare, come i migranti che vengono qua oggi, e ha costruito un futuro, non solo per loro, ma anche per noi. Quando io studiavo economia in Cattolica, si parlava ancora delle rimesse degli emigranti come un fattore fondamentale del bilancio. E questa gente desiderava il bene, positivamente. Una delle canzoni più belle, secondo me, della musica italiana, Vincenzina, di Iannacci, l'operaia, anche sfruttata, ma che vuol bene alla fabbrica, che è più grande del suo padrone, che, a cui non gli interessa niente, neanche lo 00 e Rivera che sta decadendo. Il desiderio. Secondo, l'uomo è un animale relazionale, dice Ratzinger nella sua enciclica. Il desiderio non nasce individualisticamente. Adesso si può dire, dopo la crisi finanziaria, che l'egoismo dei singoli porta al benessere collettivo, è una fiaba come Biancaneve, non ci crede più nessuno, anche perché la mano invisibile non l'ha proprio mai vista nessuno, è proprio invisibile. E quindi che porti al bene comune, forse qualcuno ancora in qualche aula di economia lo insegna, ma non ci crede più nessuno guardando la realtà. E allora il desiderio ha bisogno di posti dove viene educato. I corpi intermedi sono innanzitutto dei luoghi dove uno
viene educato al desiderio e al bene comune. Corpi intermedi pluralisti, perché la cooperativa comunista o l'associazione cattolica, la non profit, persino le imprese dei piccoli e medi imprenditori, sono posti di educazione al desiderio, al lavoro, alla solidarietà. Cos'è successo? Che i corpi intermedi sono diventati corporazioni, perché venendo meno l'ideale, uno si chiude e costruisce il privilegio del suo pezzettino sulle pensioni. Mi dicono che su tutte queste cose la legislazione è una specie di groviera. C'è una legge che però per quelli che sono vissuti tra il 57 e il 61 e hanno fatto i baristi nella parte ovest di Milano, e quelli hanno un privilegio. Poi ci sono quelli che hanno fatto gli autisti da Trento a Bolzano, dal 63 al 46, altro privilegio. Ognuno ha corrode un pezzettino. E capisci che dopo un po', quando hai le grandi cooperative che invece di difendere i lavoratori, cooperative edilizie magari, prendono i soldi per fare investimenti, l'investimento va male e non restituiscono i soldi neanche per costruire la casa, c'è qualcosa che non funziona più. E terzo, lo Stato. Lo Stato italiano non è hobbesiano. Hobbes, se venisse in Italia, verrebbe smentito. Perché lo Stato italiano non è nato col demiurgo, quello del dopoguerra, è nato da queste realtà che nel 40... Abbiamo fatto una mostra, grazie al presidente Vionanto, 70 anni di Costituzione, andando a vedere gli spezzoni, questa gente diversissima, con i due blocchi, la guerra fredda, che si mette insieme in due anni fa una Costituzione. Ma voi li vedete adesso metterli insieme due anni chiusi, i partiti di adesso? Ma secondo me non rimane più niente, neanche le mura. Tanto è vero che per fare piccole riforme costituzionali non hanno fatto più niente. Questi hanno costruito lo Stato. Allora questo cosa ci dice? Questi tre punti. Non la nostalgia, ma abbiamo bisogno di ricominciare. Milano è una buona città perché noi, mentre gli altri tagliavano la testa, nel Settecento avevamo i lumi di Beccaria, di Cattaneo, c'era il caffè, ci si trovava a ragionare, la chiesa invece di essere oscurantista era progressista, il Parini. Poi abbiamo avuto Manzoni che invece di fare il non esperit è diventato parlamentare. Milano è sempre stato il posto del dialogo, della ripresa. Questo è questo momento in cui riprendere il gusto del desiderio, il gusto della costruzione, il gusto dell'essere insieme, anche perché, parliamoci chiaro, in un mondo che cambia, in cui i paesi sottosviluppati diventano sviluppati, non è che noi possiamo pensare di mantenere il welfare, la sanità, l'assistenza, il regime di vita se non ci diamo da fare. Perché semplicemente non sarà solo la multinazionale che ci frega, ma sarà l'operaio vietnamita, l'operaio cinese, che vuole essere un po' meno povero e ci prende pezzi di PIL. Se non ci si mette tutti insieme come Menenio Agrippa e ci si becca come i polli di Renzo, non si va da nessuna parte. Il grande errore della Seconda Repubblica è, dico, ci penso io. Ma non ce la fai. Ci vuole la cooperazione di tutti. E questa cooperazione nasce come? Nel nuovo modo di fare i corpi intermedi, che non è più come prima chiusi. Allora si era un po' chiusi, no? Si usciva. Io mi ricordo quando si facevano le campagne elettorali, attacca il manifesto, arriva l'altro, ti attacca il manifesto sopra, ti attacca il manifesto sopra, eccetera, eccetera. Adesso il corpo intermedio, come adesso, insieme, è un mix, un mischiarsi. Tutti quelli che hanno ideali diversi, che ragionano per costruire il nuovo bene comune. Perché il nemico è il nichilismo. Il nemico è i ragazzi che nelle scuole si drogano e il dropout, che sono in Italia 180.000, due stadi di San Siro pieni, fino al quarto anello e anche sopra. Il nemico è l'imbroglio, è l'impoverimento. Quindi questa scuola di politica è il melting pot, tutti insieme,
gente che la pensa diversamente, ma che vuole conoscere, che vuole ricominciare in un modo non come la Prima Repubblica, ma diversamente, col desiderio, col mettersi insieme, col ragionare, col giudicare, col capire, col domandare, col criticare. Io spero che da qui nascano anche i nuovi politici, gente che ritorna a perseguire il territorio, gente che magari fa dei provvedimenti, perché questo è raro, il cui esito sarà dopo la fine della legislatura, quindi che non ne gioverà. Un esempio, a Milano i grattacieli li ha fatti qualcuno 20 anni fa, ne hanno goduto le giunte dopo. Ma d'altra parte, se non si fanno cose che serviranno fra 20 anni, cosa serve la politica? Bisogna avere politici che hanno l'ideale, che sanno che fanno una cosa che non ne godranno. Ma ci vogliono dei punti d'incontro, dei punti di dialogo. Questo è questo esempio, questa scuola, in cui io sono molto contento di poter essere insieme a gente che viene da culture, tradizioni, esperienze diverse e fiero, e come ho detto a loro, commosso di essere qui all'Umanitaria. Perché questa a Milano è uno dei grandi simboli della democrazia, della libertà, dello sviluppo dal basso, della gente. E anche uno come me di cultura cattolica non può non sentirlo come qualcosa di suo. E quindi io spero che da qui, da questi esempi, che spero che nascano ovunque, nasca questo nuovo desiderio, questa nuova passione, questa nuova costruzione, che riporti non il passato, ma un futuro in cui possiamo ritornare a fare il nostro paese un paese per tutti, solidale e sviluppato, capace di ingegno e capace di comunità. Questo io spero venga fuori da questa scuola. Grazie. Grazie Vittadini anche per la passione e per l'orizzonte che ci ha dato. Concludo gli interventi e i racconti dei relatori, perché sono stati dei racconti, hanno compiutamente spiegato quelle che sono le ragioni di questa mobilitazione che noi abbiamo messo insieme per creare questa scuola e anche come si svolgerà. E anche nell'organizzazione abbiamo provato proprio a seguire quello che è stato più volte citato, cioè il fatto di aver messo insieme soggetti diversi per creare una scuola che sia pluralista, inclusiva, aperta, curiosa di conoscere, come è stato ampiamente spiegato. Poi c'è stato un altro elemento importante, è che siccome vogliamo coinvolgere i giovani, sono stati già coinvolti anche nell'organizzazione, per cui sono venuti al nostro tavolo nella fatica di decidere, di prendere, di scegliere, e quindi ci hanno aiutato a creare questi 5 moduli. Abbiamo fatto 5 moduli nella scuola, di mezza giornata ciascuno, o il sabato mattina o il venerdì pomeriggio. I 5 moduli saranno: 1, educazione, bene comune ed etica pubblica; 2, questo è un po' diverso da quelli che ha detto Violante, perché è il nostro piccolo vezzo, intelligenza artificiale e diritti umani; il 3, democrazia, libertà, sussidiarietà; il 4, nuovo nazionalismo e globalizzazione; e il 5, la grande sfida dell'Unione Europea. Il 5, come ho detto all'inizio, finisce praticamente come questo, nel senso che saremo di nuovo in quest'aula e sarà aperto, quindi oltre a chi partecipa alla scuola, anche aperto a tutti quanti, alla città, proprio perché, come ho detto all'inizio, noi vogliamo essere laboratorio, ma vogliamo essere appunto inclusivi e aperti a tutti quanti. L'articolazione delle lezioni sarà di 2 blocchi, sarà una parte con 3 incontri, e poi una seconda parte dove ci sarà un dibattito con altri 3 soggetti, quindi saranno anche tanti gli interlocutori che verranno con noi, sempre con l'idea della possibilità dell'interazione con chi sarà iscritto. Uno degli organizzatori farà sempre da moderatore insieme a uno dei ragazzi, e poi ci sarà un'altra persona che invece farà le conclusioni. Quello che noi vogliamo è che chi partecipa non venga solo per sentire delle lezioni, ma vogliamo che si metta in gioco, che quindi sia la partenza per creare anche delle reti con i relatori, con gli altri che partecipino, e quindi diventano a loro volta protagonisti di idee e di azioni. Questo è l'obiettivo, e anche nelle modalità come l'abbiamo fatto. Il programma completo della scuola ce l'avete sulla sedia, da domani sarà pubblicato sui siti delle 6 organizzazioni, da domani ci si potrà iscrivere. Com'è?
da domani sarà online anche la registrazione completa di stasera, quindi se volete rivederlo, comunque se dirlo anche agli altri per vederla, e il modulo di iscrizione, si iscrive solo online e da domani sarà appunto possibile. Io ringrazio ancora il relatore perché sono messi a disposizione, ringrazio il gruppo degli amici che hanno fatto questa impresa, che sono diversi, a parte Giorgio Vittadini che si è coinvolto tantissimo, Marcello Menni, Luca De Simoni, Maria Elena Polidoro, Massimo Ferlini, Leonardo Salvemini e poi Chiara Rovera che ci ha seguito in tutto e per tutto. Questa è la squadra. Finisco quindi ridicendo di invitarvi a iscrivervi oppure comunicarlo agli altri di iscriversi, e poi quello che è il nostro sempre motto, cioè di il mio saluto, il saluto che però viene da tutto questo che è stato detto, buon impegno a tutti veramente per portare avanti questa rivoluzione dei cittadini per i cittadini, o questa rivoluzione della conoscenza, come è stato ampiamente spiegato, e soprattutto della responsabilità. Grazie a tutti e buona presentazione.